Pace di Cristo, ti benedica, sono la sorella Pat di Lauperore di Milano e ringrazio il Signore per questa testimonianza che ho nella mia vita e sono molto gioiosa per quello che è successo questa domenica 7 di gennaio del 2018. E, è cominciato la sera prima, sabato che stavo di solito sempre preparo i vestiti per andare in chiesa la sera prima per mio marito, per la bimba, per me, no? avevo già preparato per loro due e stavo ho lasciato il tempo a me per ultimo, no? E stavo vedendo cosa mi mettevo e tutto e dopo la gravidanza e ho notato che molti vestiti non mi stanno più. Allora, cercando, cercando ho... mi sono messo un completo che è una gonna, di una camicia. Però era questo è stato diciamo da quando me li stavo mettendo ero seria, però poi poi rido quando ricordo, no? Perché la gonna era molto attilata, era aderente anche la camicia e insomma per completare quello che dovevo indossare la domenica, avevo messo anche le scarpe e ho messo tutto. no? E mi sono guardata allo specchio e notavo che ai miei occhi io mi vedevo bene: cioè una ragazza appena <ride> uscita di una gravidanza e mi stava bene magra e tutto no però ho detto no provo un altro però avevo questo in mente no e ho indossato un altro un altro completo una camicia, una, una gonna però questo era già eh, modesto no era la gonna lunga e non era aderente neanche la camicia tutto. E mi sono messa lì, no, a pensare. Cioè, c'ho già un completo e c'ho questo. Però io mi guardavo e pensavo all'altro completo e, e mi, mi... il Signore mi ha ricordato, no? Che io mi stavo guardando in quel completo che di solito sempre mi vesto così, no? E con le gonne lunghe e così, allora mi sono ricordata di una volta che eravamo con mio marito, e mia suocera, eh, nel centro Milano, eh, mo molto tempo fa era anche d'estate l'anno scorso, che eh, ci hanno fermato dei salvadoreni uguali, eh, però questa volta che stavamo lì parlando con loro, eh, le hanno, si hanno riferito a mio marito eh, e le, le hanno fatto dei complimenti. Eh, riferendosi a me, non le hanno detto eh, eh, facendole dei complimenti, dicendole che io ero bella, che, che per come ero vestita, no, no io fisicamente, se no che le hanno detto che eh, ero vestita molto bene, che molto modesta anche le hanno detto che così si devono vestire le donne. Eh, L'hanno a ah, lui le hanno detto queste cose, no? Però io ero lì che lo ascoltavo e non ho detto, non ho detto niente. Però questo mi è rimasto nel mio cuore che eh, me, quella volta eh, ho gioito perché mi sentivo bene per quello che le dicevano a lui e eh, io, dando diciamo un esempio a, alle mogli, diciamo così, no? Per dire. Però mi sono sentita bene, allora questo me l'ho ricordato il Signore questo sabato sera, che guardandomi ho pensato, no, no, perché devo mettere l'altro completo che avevo della gonna alla camicia tutta aderente? Cioè, no, no, ho detto proprio che non li mettevo perché no, cioè no, e ho sentito nel mio cuore che quella volta... Eh, cioè sempre mi vesto così però mi sono sentita bene con me con il signore e soprattutto ho fatto sentire bene mio marito per dire no per quello che le hanno detto allora il signore mi ha messo nel mio cuore di, di non indossare quel avvigliamento che ci avevo preparato diciamo e per la domenica, e sinceramente mi sono guardata, mi vedevo, e mi vedevo ancora più bella con questo che avevo, no, con la gonna lunga e tutto, e alla fine ho deciso di mettere quello, però poi alla mattina seguente, la domenica che eravamo in chiesa, io ero molto contenta, perché mi ricordavo di quello che è successo la sera prima e alla prima che le ho detto è stata mia sorella Vigail. No? Le ho detto: Senti, stavo per venire in chiesa come una pazza. Le ho detto in spagnolo come una loca. E, e lei si è messa a ridere, mi ha chiesto perché, no? E le ho spiegato: e dove, Volevo prendere, volevo mettermi una gonna, <ride> una gonna molto corta, molto aderente al corpo e tutto no e lei si è messa a ridere e mi ha detto era di no? e poi le ho raccontato a mia mamma le ho raccontato alla sorella rossia di, di la chiesa e le ho raccontato praticamente a tutti anche a mia sorella jasmi le ho raccontato a tutti però io ero contenta perché eh, ho sentito veramente che è stato il signore a ricordarmi e questo no e gloria a Dio perché mi sono sentita anche bene, sempre che a volte ci capita di magari vedere eh, sorelle o ragazze della chiesa o anche a volte la nostra famiglia, di come si vestono e ci fanno magari delle domande perché noi. Infatti, che una volta mia zia ci ha, ci ha detto che perché queste goni così lunghe e tutto, no? però. Eh, sempre ho pensato e sento nel mio cuore quello che dice la parola che con gli occhi pecchiamo allora se noi donne ci stiamo tutte aderenti e tutto noi facciamo peccare gli uomini facciamo peccare i fratelli facciamo peccare la gente che magari ci guarda per caso nel mondo e che comunque peccano se stanno guardando e comunque è un peccato no? Però, questo ringraziando Dio, non l'ho commesso. E prego il Signore mi guardi sempre di non, non far peccare a nessuno, di guardarmi, di essere sempre modesta in come mi vesto e tutto. E prego il Signore possa continuare così. È perché è una gioia per me, per il nostro matrimonio, anche perché con questo penso che rispetto a mio marito. È... E gloria solo per il Signore perché è Lui che, che mette questo nel cuore. Cioè magari eh, tre, due anni fa no, non l'avrei mai mai fatto. Infatti che prima mi vestivo molto molto aderente. E al guardare le foto rido no? perché in spagnolo dico eh mi vestivo come una loca, cioè come una pazza. Però gloria a Dio che il Signore ci cambia dentro e fuori e la gloria soltanto per il Signore, che il Signore vi benedica, pace di Cristo.